Sul campo 1 sta per iniziare Perugia-Sassuolo, mentre sul campo 2 è appena iniziata Bologna-Modena. Un altro derby della Via Emilia. Attenzione, subito il Perugia! Perugia in vantaggio subito! Con il numero 9! E anche qua il Bologna! Allora, vado a ripescare i nomi. Per il Perugia in gol Marchi Tommaso, l'1-0. Mentre per il Bologna ha segnato Lorenzo Baldo, quindi Baldo, non il nostro. Quindi aggiorniamo subito, qua sono cambiati subito i risultati, Bologna in vantaggio per 1-0 sul Modena, mentre Perugia in vantaggio per 1-0 sul Sassuolo. Bologna è partito in quarta davvero, vuole riscattare dalla sconfitta precedente, davvero partita forte. Cini. Punizione per il Sassuolo. Gole di poco. Lanciata bene. Ottima punizione, ottima. Parte del fantasista del Sassuolo. Taurasi Mattia col numero 10 del Sassuolo, veramente questa rete. Aggiorniamo 1-1 tra Sassuolo. Pochi d'artificio iniziali qua in questa partita. Sì, abbiamo Mango, Sì, dov'è Mango? È in giro Mango, in giro. Questo tour chiediamo alle squadre che finiranno di andare a fare la doccia, di modo che al termine delle prime azioni possano tornare a casa. Sì.
Sfiora il raddoppio sempre il numero 10 del Sassuolo, davvero talento molto molto interessante in prospettiva. Il papà mi deve mandare il filmino, almeno taggare il torneo, hashtag torneo Speroni. E attenzione, gol sul calcio d'angolo del numero 5, numero 5 del Sassuolo, ribalta lo svantaggio iniziale. Momo, cognome difficile ma nome facilissimo, detto Momo. Fatto gol Momo. Vediamo anche sul campo 2 ancora, sfida tra il Bologna e il Modena che ancora vede i Felsinei in vantaggio per 1-0. Una ripartenza interessante del Modena. Oh, peccato, bella iniziativa per i modenesi. Palla che finisce in fondo. Quindi il risultato rimane ancora inchiodato sull'1-0 per il Bologna. Ed è il 2-0 per la squadra delle due torri. Il Modena ci sta provando comunque. La partita non è sicuro certamente da considerarsi chiusa. Sassuolo va sul 3-1. Grande palla dentro del numero 10 per la realizzazione. E con il numero 7 ha segnato falla Cristian. Il 3-1, bel gol anche questo del Sassuolo. Comunque il Sassuolo è in grande spolvero oggi pomeriggio. Eh sì. Altra giocata del 10, Taurasi se ne va. Palleggio, cross,
Allora Puma, dove sei? 1-1, 1-1 il derby. Il derby no, il derby è 2-0, 2-0 per 2-0 per il Bologna. Volevo vedere se eri attento. Sì, no, sono ancora attento. E solo. Bella parata del portiere del Modena. Sì. Allora, ci prepariamo alle finali. Attenzione. Gol di chi? Numero 11, piccolo infortunio del guardiano del Sassuolo, che porta il risultato sul 3-2. Numero 11 del Perugia, Genis. E quindi ne riapre, ancora aperta questa partita, molto bella. Partita pirotecnica proprio sul campo 1. Questi ragazzi stanno facendo veramente una grande prestazione. E calcio d'angolo per il Sassuolo. Allora, si preparano intanto sul campo 1 Pisa Cremonese, campo 2 Empoli Sudtirol. Come stanno combattendo in mezzo al campo le due squadre qua, solo Perugia. Mentre qua ancora sul campo 2 persiste il vantaggio del Bologna a pochi minuti dalla fine, ancora 2-0 il risultato. Punizione insidiosa da lontano del numero 5 del Modena, attento il guardiano del Bologna. Però rimessa per il Modena, che ancora non molla, crede ancora nella rimontona. Bisognerebbe trovare un gol, bisognerebbe trovare in breve tempo. Andiamo!
il Sassuolo ancora. Sassuolo incontenibile. Il numero 7, falla Cristian. Questo Sassuolo è veramente squadra molto in palla, che porta a casa il risultato. Ed è finita. Bellissima, bellissima partita, una delle più belle del torneo, senza ombra di dubbio. 4-2 per il Sassuolo.